Un saluto al nostro pubblico qui in studio, naturalmente Gabriella come ogni giorno, un saluto a chi ci segue da casa. Oh. Il bucato ne sa tantissimo. Secondo me più di te, Vito. Lo vedo a suo agio, guardatelo lì, a suo agio. Buon pomeriggio da Bolsena, sono in compagnia della compagnia delle lavandaie della Tuscia. Di Bolsena però. Buon pomeriggio a Simonetta Chiaretti. Simonetta Chiaretti, sono la direttrice della compagnia, questa è la compagnia delle lavandaie della Tuscia. Che noi però... siamo dove innanzitutto? Siamo però a Bolsena, perché la compagnia nasce a Bolsena, della Tuscia, perché la Tuscia è il nostro territorio di appartenenza. Provincia di Viterbo, questo è il lavatoio di Bolsena, l'antico lavatoio, qui le donne venivano e vengono tuttora a lavare i panni. Alcune ancora conservano questa abitudine del lavaggio a mano e questo grandissimo lavatoio testimonia proprio la consuetudine sociale di lavare tutte assieme. Non tutti i paesi della nostra provincia hanno un lavatoio così grande e questa è la testimonianza appunto di questo grande valore sociale anche. Ma una volta ecco si riscaldava quest'acqua, c'era l'acqua calda, come funzionava? Niente, no, a volte era anche proprio gelatissima e infatti come potete ben vedere alcune donne stanno lavorando proprio con la torsione, col battito, perché una volta i panni non erano certo così bianchi, erano molto scuri della sporcizia. E quindi con cosa si lavavano e come? Allora, c'erano diversi... che battono i panni sulla pietra, perché? Loro sbattono perché devono togliere tutte le impurità e anche perché se immaginiamo il lavaggio con la cenere attraverso la bucatara, che oggi abbiamo solo lì simbolicamente, ovviamente dovevano anche la cenere. La bucatara serviva per disinfettare e poi la mattina dopo si metteva cannella, si faceva uscire la lascivia dalla bucatara, si strizzavano i panni e di nuovo si portavano al lavatoio a sciacquare. Oh, le lavandaie lo facevano anche per lavoro, mi dicevi? Sì. Cioè c'era chi portava i panni a lavare, erano i panni di famiglia, però c'era anche chi lo faceva per lavoro ed era un lavoro umile, se vogliamo, perché lavorare ecco, con i panni, col freddo... non è semplice. Allora c'era sicuramente questa doppia tipologia di donne che lo facevano per la propria casa, il lavaggio settimanale, anche quotidiano, e c'erano le donne che lo facevano per professione, erano le lavandaie delle case nobiliari qui di Bolsena, ce n'erano diverse che lo facevano per professione, erano delle donne poverissime, era un lavoro umile ma con grande dignità, loro non hanno... non erano mai miserande, la miseria non esisteva, esisteva la povertà ma non erano mai misere e avevano una grandissima dignità e noi la compagnia l'abbiamo fatta per dare un tributo a questo... Per ricordare le mamme, le nonne, ecco se l'operatore Lucio Ciavola può inquadrare come si strizzavano i panni una volta, non c'era la centrifuga e quindi si strizzavano così, però Simonetta era anche l'occasione qui nel lavatoio per stare insieme e anche per cantare. Sì. Quindi non solo per fare qualche pettegolezzo, perché era anche questo diciamo, il luogo come dire, principe del paese, ma anche per cantare. Allora io so che la compagnia delle lavandaie della Tuscia cantano anche. Cantiamo tantissimo. Allora, ci fate sentire qualcosa? I spettacoli si chiamano Cantate e Lavate e adesso vi facciamo ascoltare Donne Annamo a Lavà. Ancora, ma ne abbiamo visti tantissimi a proposito di sorrisi. E dove c'è lì un maschietto, Vito? Quello vero. Dai l'esempio,
Gandolo, eccoci, chiede con forza, dai l'esempio. Dal lavatoio. Ci sei, Luce. Diamo l'esempio. No, ecco il sapone della signora Simonetta, ci ha portato il sapone fatto in casa. Oh, ma anche, come dire, un ragazzotto che non è in grado di, neanche di accendere la lavatrice, e mi viene in mente il conduttore, sarebbe in grado di fare qui il bucato? Ma certamente, deve certamente ricevere delle lezioni, per esempio da Carla. Ecco. Carla è un'esperta lavandaia. Quindi lei le farebbe le lezioni individuali al conduttore? Certo, certo, senz'altro. Perfetto, allora come si fa? Però intanto diamogli un anticipo. Questo è un pezzo veramente bellissimo, Vito. E non trovate da nessuna parte. Questo è il sapone fatto con grasso di maiale. Si faceva anche con l'olio d'oliva, però quello più che era più che smacchiava di più era proprio quello col grasso di maiale. Questo lo fa ancora tuttora una nostra lavandaia che si chiama Gabriella. Quindi non a caso. Si fa allora, sapone fatto in casa, dopodiché Massimiliano viene qui. Mette le mani nell'acqua con un bel panno. Ma scusa, ma tu sei lì, fallo tu. Per esempio sporco di vino, oppure sporco di frutta, per esempio di pesca che non va via mai, e comincia a strusciare delicatamente, perché non si devono rompere i panni, Qui vedete che la pietra è porosa. Non è molto delicato, lui romperebbe tutto qui. No, lui invece deve abituarsi con le abiti, mani di Carla, di Anna. Ce ne abbiamo tante lavandaie veramente maestre, le maestre lavandaie. Lui riuscirà sicuramente a lavare, a togliere sicuro, anche le macchie di vino. Che bello, che bello. Che bello. Ma poi anche con la cenere potrebbe lavare. Ah, certo, esatto. Con la bucataia. La bucataia però ci vuole una notte intera, Una ma notte io non intera dormo molto. Come i fornai, quindi bisogna fare le ore piccole. Lui viene qui con la cenere, si porta la cenere e poi che fa? Poi mette la cenere, mette una parte, la pasta, la fa fina, ci vuole la cenere di cerro. Poi si prende la bucataia. Si mettono i panni già precedentemente lavati e si compongono a torcolo dentro al bucataio, bucatara, ci sono diversi modi di dirlo. È noto. Era un recipiente per lo più di ceramica, di coccio. Poi ci si mette progressivamente acqua calda, da tiepida fino a bollente. Ma ci vuole troppo, Massimiliano non ha pazienza. Simonetta, l'ultima canzone così, ecco, salutiamo il pubblico di TV 2000. Io saluto voi, ringrazio tutte le lavandaie di Bolsena. Ecco. Così ti levi dall'impiccio. Un altro canto antico, questo è un canto. Veloce. La rosina bella che va al mercato. Via. Credo che Vito sia stato colpito.